5 minuti di ordinaria follia, tanti sono bastati all'Avellino per rimediare a una nuova sconfitta in casa grazie all'1-2 segnato in pochissimi minuti dal perugino Falcinelli, l'Avellino che dunque esce sconfitta dalla sfida contro la formazione Umbra nell'ultimo turno di cadetteria. Benvenuti amici di Mix e Zona ad una nuova puntata del nostro rotocalco. Ne parleremo della partita di Perugia ma anche del futuro dell'Avellino a partire dal prossimo turno in quella di Catania con Claudio De Vito. Ciao Claudio. Ciao Antonio, ben ritrovati amici del Pia News. E ovviamente un saluto ed un ringraziamento particolare va anche a Ciro Desio che curerà la regia e la parte tecnica per questa puntata. Claudio, lo dicevamo allora in premessa, un doppio Falcinelli negli ultimi 2 minuti della sfida tra Avellino e Perugia, dopo il gol che aveva portato momentaneamente in vantaggio l'Avellino, grazie ancora ad una prodezza di Marcello Trotta, e intanto l'Avellino riscende al 5° posto per una classifica che comunque non complica più di tanto i piani di mister Rastelli. Assolutamente, però è l'Avellino che siamo abituati a vedere un po' troppo spesso in casa quest'anno, un Avellino che soffre le squadre che vengono a giocarsela, l'aveva insomma annunciata, l'aveva giurata Camplone, il tecnico del Perugia, vengo a giocarla ad Avellino rischiando qualcosa, e così è stato perché l'Avellino ci ha capito ben poco nella prima mezz'ora con 4-5 tiri in porta da parte del Perugia, soprattutto con Lanzafame e Nicco verso la porta di Gomis. È un Avellino che però ha avuto la capacità di trovare l'episodio giusto, il calcio piazzato, la palla inattiva che gli ha consentito con l'intuizione, il guizzo di Zito è riuscito appunto a sbloccare la partita magari in un momento in cui poteva subire e capitolare. Però fatto questo, una volta l'Avellino ha peccato nel concludere e nel raddoppiare con Trotta 2 volte a fine primo tempo, a inizio secondo tempo, ma soprattutto con Cone lanciato a rete magistralmente da Arnor Rangeli. Una volta fatto questo, l'Avellino ha arretrato il proprio baricentro, ma questo è un segnale che ha lanciato evidentemente il tecnico Massimo Rastelli, passando ad una difesa a 5 con l'inserimento di Almici al posto di Sbaffo. Sostituzione almeno nell'uscita per quanto riguarda Sbaffo legittima, visto che Sbaffo era un po' nervoso ed era comunque già stato ammonito, però chiaramente inserendo un difensore dai un segnale negativo alla squadra che è finita per rinculare definitivamente all'interno della propria area. Ha ricevuto questo segnale l'Avellino, è sbandato con con Falcinelli a 6 minuti dal termine e poi allo scadere all'ingresso del recupero ancora con Falcinelli. Detto questo, come dicevi tu, l'Avellino non vede complicarsi i piani, non vede assolutamente complicarsi il prosieguo della stagione, però chiaramente 2 sconfitte consecutive, cosa mai accaduta quest'anno, possono pesare sul morale del gruppo, ci auguriamo di no o comunque il meno possibile. E, dispiace perché poi questa sconfitta è arrivata in una cornice davvero stupenda di pubblico, con la coreografia di tutto lo stadio, in particolare della curva sud, con il tema portante del logo dell'Unione Sportiva 1912. Chiaramente bisogna rimboccarsi le maniche, e il primo a farlo pubblicamente è stato il direttore sportivo Enzo De Vito, che vediamo cosa ha detto, comunque cosa ci ha prospettato all'inizio settimana. E anche perché all'orizzonte si profila una back to back tra Catania e Modena prima della Santa Pasqua, 2 sfide che giungeranno in termini ravvicinatissimi, ecco, che dovranno dire in qualche modo che Avellino sarà per il rush finale della Serie B. La settimana post Perugia, lo dicevi tu Claudio, si è aperta però con la presa di responsabilità, con l'assunzione di responsabilità del direttore sportivo della società avellinese Enzo De Vito. Claudio, Enzo De Vito che ha parlato alla stampa, alla ripresa formale degli allenamenti in vista del match di Catania, un Enzo De Vito che non ha mai fatto mancare la sua presenza, lo ricordiamo sin dall'inizio della stagione, ci ha sempre messo la faccia così come tutti i massimi dirigenti della società biancoverde,
Rivedremo poi tra pochissimi secondi i momenti salienti della conferenza stampa del direttore sportivo De Vito, però insomma un De Vito che appunto a nome di tutta la società si prende le responsabilità per questo momento negativo che sta attraversando l'Avellino. Sì, personalmente io nella mia analisi a quella che è stata la conferenza stampa di Enzo De Vito ho parlato di realismo di Enzo De Vito, nel senso che Enzo De Vito ha detto d'accordo, abbiamo un sogno, arriviamo tutti alle responsabilità, alle proprie responsabilità, però chiaramente fare da contraltare al sogno potrebbe esserci il fallimento. Di fallimento si parla in caso di mancato raggiungimento di playoff e alzi la mano appunto chi non lo sostenga e quindi insomma Enzo De Vito ha fatto intendere, ha fatto capire che in caso di fallimento rivedrà la propria posizione in seno alla guida dell'area tecnica e quindi farà le sue valutazioni, le sue riflessioni che parliamoci chiaro vogliono dire passo indietro, vogliono dire dimissioni e quindi rimettere il proprio mandato nelle mani della società, nelle mani della famiglia Taccone, di Walter Taccone e del figlio Massimiliano Taccone, il direttore generale. Chiaramente noi non ci auguriamo scenari del genere perché Enzo De Vito ha dimostrato dal 2011 di costruire passo passo insieme alla famiglia Taccone l'Avellino, il grande Avellino della scalata alla Serie B, quindi vogliamo immaginare un Enzo De Vito che può chiaramente festeggiare innanzitutto un arrivo ai playoff con l'Avellino e poi giocarsi le chance di questo sogno, però ecco siamo a questo punto, questo è lo stato dell'arte, io direi di vedere appunto questo stralcio, questo passaggio fondamentale della conferenza stampa di Enzo De Vito e poi di tornare giusto per chiudere questa parentesi. E allora il momento delicato che sta attraversando l'Avellino nelle parole del suo direttore sportivo Enzo De Vito. Il discorso è semplice, che De Vito, Rastelli, i giocatori se riescono ad arrivare dove vogliono arrivare, dove devono arrivare è un conto. Per me quel Taccone ha detto una cosa molto importante, il mancato arrivo ai playoff può rappresentare una retrocessione. Prima si è parlato di dignità, non dignità, io ho una dignità, posso tranquillamente dire che per quanto mi riguarda non arrivare in queste condizioni ai playoff per me personalmente può rappresentare certo non una vittoria ma una grossa e brutta sconfitta che mi farà sicuramente riflettere, perché come già ho detto io metto la faccia, non è che non si va ai playoff la colpa è di Pescatore o di Giovanni. Non si va ai playoff, è colpa di De Vito e poi degli altri. Quindi questo è bello essere uomini, assumersi le responsabilità, quindi è normale che non andare ai playoff, nonostante budget, per me certo non è una vittoria, ma è una sconfitta. Poi è normale che valuterà la società, perché il discorso che deve sapere lei, devono sapere tutti, De Vito, Rastelli, non è che hanno vinto il concorso all'Inps o all'INAIL, cioè noi veniamo valutati in base ai risultati e quindi è normale che noi, io personalmente, non arrivare a questo obiettivo non è un premio, assolutamente. Quindi poi ognuno fa le sue valutazioni. Io ho la fortuna e ho la consapevolezza di essere giusto, essendo giusto mi assumo le responsabilità. E non male che mancano 10 partite, poi vedremo a fine campionato quello che accade. Sarà per me una grande sconfitta il fatto di non andare ai playoff. Questo è il succo del discorso formulato da Enzo De Vito nel corso della settimana che porterà i lupi alla sfida in terra siciliana, ma una società biancoverde, l'Avellino, che comunque sta guardando al futuro per approntare la migliore delle formazioni in vista del prossimo campionato. In questa direzione è spuntato un altro nome, Claudio, quello di Mastalli. Sì, è Alessandro Mastalli, centrocampista classe 96 della primavera del Milan di Christian Brocchi, piace molto alla società e proprio il direttore sportivo Enzo De Vito, che comunque sempre vigile sul mercato assieme alla società, sta monitorando questa situazione con il Milan, quindi è un giovane profilo chiaramente che non ha esperienza nei professionisti, ma il Milan a giugno ha intenzione di cederlo in prestito e l'Avellino si è fatto subito avanti. È un centrocampista che ha comunque abbina sia la quantità alla qualità,
in pieno, diciamo, come dire, un profilo rastelliano di calciatore, però poi su Rastelli dovremmo fare un discorso per l'anno prossimo, quindi evitiamo, quindi un calciatore che diciamo, abbina queste due tipo di situazioni tecniche. E quindi insomma l'Avellino continua a costruire il mercato della squadra, la rosa del futuro. Ovviamente abbiamo già parlato di Milan Nitriaschi in difesa, di Davide Biraschi sempre in difesa e con Isaac Doncor dall'Inter, qui la trattativa è a buon punto, si dovrebbe riuscire a chiudere anche prima della fine del campionato con un accordo di massima per il prestito secco dall'Inter, quindi sta nascendo già l'Avellino 2015-2016 e che in caso di permanenza in Serie B si presenterà in ritiro con 18 calciatori in rosa, quindi un'ottima base, poi chiaramente alla quale devi aggiungere gli under 21 che ti richiede comunque la lista, diciamo la composizione della rosa, e quindi insomma è comunque qualcosa, anzi molto si muove per l'anno prossimo, però l'Avellino deve fare adesso i conti con quello che è il momento, fase calda, fase decisiva, 10 finali, la prima è quella di Catania, andiamo a vedere un po' com'è la situazione e poi ci proiettiamo a quella che sarà la trasferta etnea. E allora subito andiamo a vedere qual è la situazione in classifica per l'Avellino in Serie B dopo che si è svolta la 32esima giornata in cadetteria. Il Carpi sempre in testa, quota 62 punti con 9 lunghezze di vantaggio sul Bologna, quota 53. Troviamo poi nella zona playoff il Vicenza, quota 52, il Frosinone 51, l'Avellino e lo Spezia, quota 49 punti, a quota 47 Pescara e Livorno. Andiamo a dare uno sguardo invece a quella che è la zona calda della classifica con la Ternana, quota 36, il Crotone 35, Catania 32, giù Brescia e Varese a quota 27 punti con il Brescia penalizzato di ben 6 punti. Il prossimo turno in Serie B, 33esima giornata che si giocherà quasi interamente di domenica, eccezion fatta per tre gare che si giocheranno sabato 28 marzo e che saranno Bologna-Livorno, Spezia-Pescara e Vicenza-Carpi. La domenica invece alle ore 12.30 Perugia-Crotone, poi l'Avellino di scena alle ore 15 a Catania e poi ancora Frosinone-Latina, Bari-Provercelli, Città della Ternana, Modena Varese, Virtus Lanciano, Virtus Entella e poi l'ultima gara alle ore 20.30, quella tra Brescia e Trapani. Claudio, allora, un girone fa, in corrispondenza della sfida interna contro il Catania e poi della fantastica e meravigliosa trasferta in terra emiliana a Modena, forse l'Avellino stava attraversando il suo miglior momento di forma. Che cosa cambia dopo un girone e che Avellino vedremo in quel di Catania? Cambia sicuramente la pressione che è aumentata comunque sul gruppo, perché chiaramente strada facendo l'appetito viene mangiando da parte della piazza, quindi insomma le aspettative sono maggiori ed è cambiato che inoltre il fatto che l'Avellino adesso è conosciuto nel modo di giocare e nel modo di rapportarsi alla partita, quindi Rastelli deve inventarsi sempre qualcosa di nuovo. Per quel che riguarda la prossima giornata abbiamo visto gli anticipi, sarà un antipasto davvero ghiottissimo con Bologna-Livorno, Spezia-Pescara e Vicenza-Carpi, tre partite che riguardano sei delle otto squadre, delle prime otto squadre, quindi insomma l'Avellino deve cercare di sfruttare, non sarà facile a Catania per carità, però ha la possibilità di rimanere lì in alta quota e quindi sarebbe importante anche non perdere a Catania, quindi rimanere lì sarebbe importante. Il problema dell'Avellino chiaramente, e questo lo sappiamo già da qualche settimana, è appunto l'assenza dei nazionali, di Marcello Trotta, di Rodrigo Eli,
e di sbaffo squalificato. E di Zito però lo vedremo adesso con la formazione che andremo a delineare. E quindi andiamo subito a vedere, grazie a Ciro Desio che ci lancerà la grafica del probabile 11 che Rastelli schiererà a Catania. Abbiamo optato per un 3-5-2 con Gomissi in porta, il terzetto difensivo formato da Pisacane, Fabbro e Chiosa. I cinque in linea mediana saranno Almici sulla destra e Bittante sulla sinistra, con D'Angelo Arini, Schiavon al centro della mediana. In attacco Castaldo, che ritorna a fare coppia con Comi. Allora, abbiamo detto delle assenze, i nazionali e lì in Brasile, e Marcello Trotti impegnato in quel di Benevento con l'Under 21, c'è lo squalificato Sbaffo, tante piccole difficoltà per Rastelli. Sì, io credo che Rastelli, visto anche un po' l'ambiente che c'è a Catania, sì, d'accordo, di un po' di sfiducia, ma c'è comunque in questa sfiducia una carica che si andrebbe a ritrovare, con appelli ad andare allo stadio per salvarsi e poi iniziare un discorso l'anno prossimo. Chiaramente in questo contesto di fame da parte del Catania, di voglia di riscatto, Rastelli potrebbe pensare di primo non prenderle, quindi andrebbe lì con un 3-5-2 che poi sarebbe un 5-3-2, mi spiego. L'inserimento di Almici, che potrebbe essere preferito a Regoli, andrebbe visto più in un'ottica di maggiori attitudini difensive alla fase di copertura dell'ex Latina scuola Atalanta Almici. Perché non Regoli? Perché Regoli, quando nel 3-5-2 a Carpi, ma anche a Livorno, ha dimostrato un po' di soffrire quelle che erano le scorribande sulla sua fascia di competenza. Però al centro il sostituto naturale di Eli è Fabbro, visto che Vergara ne avrà ancora per un po' di tempo, ma è vicino al rientro, come anche Pietro Viscondi. Quindi difesa a tre con Pisacane, Fabbro e Chiosa, e quindi diciamo di Almici a destra, Bittante a sinistra. In mediana torna fondamentale il ritorno di Capitan D'Angelo nel ruolo di interno destro. Potrebbe a questo punto tornare Schiavon, visto che Zito ha un'infiammazione al tendine rotuleo che ti richiede 2 settimane di base di recupero. Se non rispetti questo protocollo, puoi andare incontro a dei fastidi maggiori. Il tendine rotuleo è molto delicato, anche se pure infiammato. Però Zito potrebbe tentare una forzatura, ma non credo per Catania, credo più per Modena. Detto questo, quindi si candida per un ruolo, per un posto a centrocampo Schiavon, al centro Arini, ma attenzione, perché Arini molto in difficoltà in quel ruolo nelle ultime partite, chissà che Rastelli non rispolveri Cone come diga davanti alla difesa, anche se Cone non bene, non brillantissimo anche lui nell'ultimo periodo. E in avanti poco da dire, con Castaldo e Comico, la coppia gol che si verrebbe a ricomporre vista l'assenza appunto di Marcello Trotta e Dumoculo, sinceramente abbastanza irritante nel quarto d'ora giocato contro il Perugia, anche se va detto che si tratta di un calciatore, un tipo di calciatore che per attitudini fisiche è un calciatore che deve giocare più dall'inizio. Inserirlo ad un quarto d'ora dal termine di certo non lo aiuti e non lo invogli, fermo restando che se entri in campo devi dare il 100%. Certo. Un breve telegramma, Claudio, anche sul Catania che si presenterà contro l'Avellino, un Catania che lì in avanti insomma ha 2-3 soggetti che la buttano dentro. Sì, il problema del Catania in questo momento è che i soggetti ce li ha, ma questi soggetti devono calarsi in una realtà difficile della terzultimo posto. E puoi essere chiaramente anche un giocatore quotato, però devi calarti in questa nuova dimensione che il Catania si è ritrovato a ricoprire a campionato in corso. Quindi insomma un Catania che nelle ultime partite a Marcolin lo ha, diciamo, inizialmente Marcolin aveva predisposto un 4-3-1-2, poi è passato a 3-4-1-2, e chissà che magari l'assenza di Raffaele Schiavi in difesa possa portare ad una difesa a 4, quindi un 4-3-3 abbastanza spregiudicato. Il Catania deve vincere a tutti i costi, una posizione di classifica abbastanza critica, 5 punti dalla salvezza diretta. L'Avellino dovrà stare attento chiaramente a Rosina, che è chiaramente il calciatore che può farti saltare gli equilibri sulla tre quarti, lo ha fatto con il Siena l'anno scorso e all'andata non giocò. Quindi insomma bloccare una fonte di ispirazione, di fantasia, di inventiva come Rosina ti dà un piccolo vantaggio, un piccolo stimolo in più durante la partita. Poi attenzione chiaramente
ai giocatori a cui accennavi tu, che sono Calaiò e Maniero, che appunto tallonano Castaldo in classifica, marcatori che sono bocche di fuoco davvero temibilissime. Però ecco, l'Avellino, se va lì con l'atteggiamento giusto, con l'atteggiamento della squadra che è convinta dei propri mezzi, ecco, può strappare via un risultato positivo. Per risultato positivo intendo anche un pareggio. Ti fermo subito, l'atteggiamento giusto da seguire in quel di Catania sarà meglio non prenderle o puntare alla vittoria sempre e comunque? Ma è una bella domanda. Il discorso è che l'Avellino, se riesce già ad evitare gli approcci di Lanciano e Carpi, non dico che ha fatto già metà del proprio lavoro, però ha già fatto un 20-30% in partenza di quello che dovrebbe fare in trasferta e non ha fatto nelle ultime apparizioni. Quindi non prenderle, portare a casa già un punto per frenare queste emorragie di sconfitte due consecutive e comunque due consecutive anche in trasferta, sarebbe già un ottimo risultato. Quindi insomma, grande lavoro da parte di Rastelli, catechizzare il proprio gruppo e quindi andare a Catania senza timori reverenziali, anche se ci sarà un ambiente caldissimo. Ripeto, andare lì con la mente, con la mentalità giusta, con la consapevolezza di essersi ritrovati durante la settimana, ecco, sarebbe già un approccio esatto. E allora, queste erano tutte le tematiche che porteranno l'Avellino a giocarsi la super sfida in quella di Catania. Noi siamo arrivati alle battute conclusive di questa nuova puntata di Mixed Zone. Prima dei saluti finali vi voglio ricordare le nostre coordinate, la nostra mail è redazione@rpnews.it e vi invito anche a visitare la nostra fanpage di Facebook all'indirizzo facebook.com/mixedzoneirpinianews. Bene, siamo arrivati dunque ai saluti. Io vi ricordo che la prossima puntata di Mixed Zone in ottica della sfida infrasettimanale contro il Modena sarà per il prossimo martedì, quindi puntuali. Vi invito a collegarvi nuovamente su www.rpnews.it. Un saluto ed un ringraziamento a Ciro Desio che ha curato la regia e la parte tecnica per questa puntata. Claudio, tu sarai in volo verso il Massimino. Sì, quindi noi il puntamento per quanto ci riguarda è domenica direttamente dalla tribuna stampa dell'Angelo Massimino di Catania, soliti contenuti, soliti produzioni di Irpinia News, dalla web cronaca, dal live alla sala stampa, poi pagellone e quant'altro, analisi, tutto dallo stadio Angelo Massimino, quindi seguiteci e poi ci vediamo la settimana per commentare un risultato positivo e poi ci daremo gli auguri di Pasqua. E va bene, allora da Claudio De Vito ed Antonio Pirolo è davvero tutto, l'appuntamento è la prossima settimana, martedì, non vi dimenticate. Grazie ancora una volta, ciao!